Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video in cui provo, testo, hacks di TikTok o comunque in generale trend, cose che vedo e dico wow, mi piacerebbe un sacco provare questa cosa, ma perché non farlo in un video? Visto che alla Basic Squad piace un sacco quando provo queste cose, così vediamo insieme, perché a volte troviamo delle idee geniali, veramente, altre invece sono o dei fail oppure proprio nonsense che diciamo ma perché? E oggi secondo me penseremo tutte queste cose, perché secondo me ci sono degli hack veramente molto interessanti e degli altri che potrebbero essere potenziali fail. Quindi direi di cominciare e il primissimo hack in realtà non l'ho trovato su TikTok, ma me l'avete mandato davvero in tanti su Instagram, però secondo me, cioè alla fine potrebbe essere anche tranquillamente un TikTok, per cui lo includiamo in questo video e si tratta di un modo per fare la nostra base. No, ho perso il telefono, ah, era qua dietro tutto il tempo. Allora, questo primo video è di Selma Kazumovic, chissà che cosa ho detto, in che lingua l'ho detto, comunque che appunto mi avete mandato su Instagram ed è un modo per fare la base mettendo prima tantissimo blush. In realtà ho scoperto che, perché sono andata a cercare, in realtà non è blush ma è un rossetto liquido, contouring, correttore, eccetera. E poi al di sopra si va a mettere il fondotinta. Allora, questa non è una, diciamo, una tecnica nuova, perché di fare contouring prima di mettere il fondotinta, cioè è una cosa che si fa. Però in questo caso quello che immagino abbia colpito un po' tutti è la quantità e il colore del blush al di sotto, perché questo rosso fuoco, che appunto è un rossetto liquido, non so, cioè io ho paura che non venga coperto dal fondotinta, perché poi il fondotinta non mi sembra neanche di quelli super coprenti, ha una media copренza, però l'effetto finale è molto bello in effetti. Io voglio capire se effettivamente sia più bello, cioè se sia più funzionale e più bello, perché se così allora è un ottimo hack, se non lo è continuiamo a fare come abbiamo sempre fatto, facciamo fondotinta e poi sopra ci mettiamo il blush. Tra l'altro si può fare, immagino, solo con i blush in crema e oltretutto secondo me ha usato un rossetto liquido perché si fissa. Perché io ho pensato, cioè se uno va a mettere sotto il blush, che non è che si fissa, comunque rimane sempre un po' trasferibile, se si va sopra con il fondotinta, va completamente, cioè si mischia insieme e la tua base diventa rosa, credo. Ma lo scopriremo subito, infatti, forse tra l'altro il rossetto che ho preso non va bene, perché questo non è Super No Transfer, ho preso quello di Giuliana Makeup Delight, la Lip Mousse numero 11, secondo me non va bene, perché questo non è di quelle che si asciugano del tutto. Quindi l'ho preso per una ragione, perché sapendo dove sono fatti, come sono fatti e tutto quanto, so che non sono un problema se me lo metto su così tanta parte del mio viso, su un'area così estesa del mio viso. Dall'altra parte, però, in effetti potrebbe essere un fail, quindi no, prendo qualcosa di Super No Transfer. Allora, cominciamo quindi dal blush, o comunque dal nostro rossetto liquido. Penso di andare abbastanza sul sicuro con Mulac, quindi ho preso No Pain, No Gain, che comunque è un bel colore rosso intenso, non è lo stesso identico colore che ha usato questa makeup artist, ma ce lo facciamo andare bene. Poi prendo un pennello perché lei lo va a mettere su tutta quest'area e poi si avvicina anche un po' qua all'occhio. E io direi di provare, mettiamo un po'. Ho paura che si asciughi subito, quindi vado subito a sfumarlo. E ne mette anche un po' qua e lo sparge abbastanza. Questa sono io a carnevale quando mia mamma diceva: sì, per carnevale potete truccarvi voi, fare voi. E prendevo i rossetti di mia madre e me li spalmavo su tutta la faccia. Editoriale, io direi tutto questo molto, molto bello. Oddio, il suo era più sfumato. Vabbè, io lo metto anche qua, ragazzi, basta, tanto. Cioè, voglio dire, non penso ci sia una regola su come si deve fare questa cosa. Forse ne ho messo un po' troppo, tra l'altro ce l'ho pure nei capelli. Ovviamente andiamo anche a metterlo dall'altra parte, magari un po' meno perché tanto, cioè, ce n'era fin troppo. È tantissimo. Però guardate che bel colore ha assunto questo pennello, è stupendo. Vabbè, penso di aver anche esagerato, quindi basta. Direi che possiamo passare al contouring perché ovviamente va a mettere anche quello prima. Ah, no, va a mettere prima il correttore, che è un correttore abbastanza sul giallo e quindi io lo vado a prendere da questa palette di Astra. Questo correttore è parecchio giallo, però mi serve un pennello per metterlo. Allora, l'ha messo qua. In realtà non è proprio così giallo. E qua.
In effetti non si mischia tanto con il rosso, perché essendo uno transfer il rossetto, non so come facciate a prendermi seriamente in questo momento. Non capisco solo poi cosa faccio, cioè se lo vado a sfumare. Sì, ok, lo sfuma. Sul dizionario sotto la voce clown c'è questo fermo immagine. Non so, non so, visto da lì sembra tutto molto più aesthetic, forse sarà la luce del sole. Su di me veramente è agghiacciante. Comunque andiamo a mettere il contouring ovunque, anche sul naso, e poi dopo il fondotinta lo va a sfumare con un pennello verso il basso e poi tamponando. Ok, allora, contouring. Allora, vado anche io a usare Huda, il Tantour nella tonalità light, perché così facciamo le cose fatte per bene. E lei va a fare proprio un contouring un po' ovunque qua. Qua, naso. Bene ragazzi, il tutorial è finito. Se siete arrivati a questo punto del video, commentate con l'emoji di un clown e ci vediamo nel prossimo video. Peace out. Vabbè, devo fare sta cagata. Comunque, adesso passiamo finalmente al fondotinta. Non vedevo l'ora di arrivare a questo passaggio per vedere il tutto che finalmente prende una forma. E lei lo va a mettere direttamente in goccioline sul viso. Il mio non è molto liquido. Vabbè. Con un pennello va appunto verso il basso, prima, e poi tampona. Allora, io temo che il mio rossetto si sia sciolto e si stia mischiando al fondotinta e di conseguenza sono rosa. Esattamente come avevo previsto, ragazzi, chi sono? Nostradamus? No, semplicemente... Sapevo che sarebbe successo. Ah, che stress. No, raga, sono rosa. Sono tutta rosa. Temo che questo rossetto come blush non andasse bene. Evidentemente devo usare qualcosa di ancora più uno transfer. Non so bene cosa fare. Provo con una spugnetta a salvare la situazione. Ho abbassato la luminosità per farvi vedere di che colore sono effettivamente. Da notare lo stacco. Allora, ho cercato di riaggiustare quanto più possibile. Personalmente non penso che questa tecnica per me funzioni, ma nel senso che non sono capace proprio a farlo. Mi piace l'idea del contouring e del blush tutto prima. Secondo me, con prodotti diversi e in generale, secondo me anche solo il pennello per stendere fondotinta strisciando si porta via, cioè si mischia il prodotto. Invece, se avessi usato fin da subito la spugnetta, secondo me sarebbe andata meglio. Quindi, ignoriamo la mia base molto rosata in questo momento. Passiamo al secondo hack, che è... Ah, sì! Non so se avete saputo, ma a quanto pare... Il nuovo trend di TikTok è disegnarsi le occhiaie, cioè nel senso accentuare le occhiaie. Posso dire una cosa? Finalmente, cioè, ma veramente, ma un trend che possiamo abbracciare tutti insieme. Io per tempi televisivi ho già preparato le mie occhiaie in precedenza, dormendo pochissimo stanotte e quindi sono già pronte qua sotto. Cosa possiamo andare a fare quindi? Andare a rimuovere quello che abbiamo messo sopra per coprirle. Questo trend di TikTok è stato lanciato da, credo, Sara The Free Elf. Appunto, fa vedere che sottolinea, accentua le occhiaie con, credo, non so se sia un prodotto labbra, un ombretto, non ho capito tanto bene. Comunque, in tanti l'hanno seguita a ruota e questo qua è il video di Daniel Markan, o Markan, non so come si pronunci, comunque che io seguo tantissimo, che appunto va a togliere il correttore e a evidenziare queste occhiaie. Quindi direi di cominciare subito. Ci tengo a precisare una cosa, io sono sicura che questi video sono fatti puramente per le views. Credo che siano stati proprio pensati perché si sa che su TikTok vanno in tendenza e in generale sono virali dei video di questo tipo. Quindi penso sia stato puramente fatto per le views. Comunque, quello che andiamo a fare anche noi è andare a rimuovere il nostro fondotinta correttore, in generale nell'area perioculare. Quindi come questo tuo video? Noi non lo facciamo con le salviette struccanti, ma lo facciamo con i dischetti riutilizzabili perché ci teniamo al pianeta. Ma vabbè, chi se ne frega. Comunque, ho messo un po' di struccante, cioè ho veramente rossetto rosso ovunque. E andiamo a rimuoverlo
Comunque, se posso dire, alla fine meglio un trend che esalta una cosa che abbiamo tutti, ovvero chi hai e chi più, chi meno, piuttosto che doversene vergognare, ecco. Cioè, nel senso, alla fine, cerchiamo di vederla con un po' di positività questa cosa. Alla fine è una cosa carina, cioè, anche per dire, guarda, ce l'abbiamo tutti le occhiaie. Ed eccoci qua con l'aria più stanca che mai. E per andare a fare le mie occhiaie io userò un blush, perché su, come blush abbiamo usato un rossetto, quindi come correttore usiamo un blush. Questo video è diventato usa cose a caso per truccarti. No, però in realtà tra tutte le cose che mi va di mettere nella mia zona sotto gli occhi, forse il blush in crema è la cosa meno terribile. Quindi prendo il Cheek Kiss di Mesauda, numero 104, e lo metto con il dito, perché voglio dire, è un po' grosso. E andiamo a creare un altro po' di occhiaie, perché non ce n'erano abbastanza. Tra l'altro, la cosa che mi fa ridere è che già la mia base è un casino in questo momento. Andando ad aggiungere questo, penso che l'aspetto finale sarà terribile. Allora, scherzavo, forse voglio aggiungere qualcosa di un po' più violaceo, perché così sembra solo che abbia pianto, credo. Quindi vado ad aggiungere un po' di rossetto. Questo qua è uno di quelli di Arichioba, il numero 03 dei vampireschi, che è un po' violaceo, secondo me va meglio. Beh, che dire, questo è proprio il colore perfetto per le occhiaie, secondo me. Com'è possibile che io in questo momento sia peggio di come ho iniziato questo video? Cioè, come fa un video di make-up a renderti peggiore di come sei partita? Vabbè, non lo so, sono di un colore veramente indecente, cioè, vabbè. Ma passiamo a dei TikTok hack che invece secondo me sono molto più utili e soprattutto sono made in Italy, e quindi sono molto contenta, perché sono di due TikToker che, già, una la seguo tantissimo, l'altra l'ho vista qua e là, e però questo video in particolare sembrava veramente utile, quindi volevo assolutamente includere in questo video. Non farò finta di sapere come si pronuncia il suo nome, quindi ve lo scrivo qua. Tra l'altro vi invito ad andare a vedere il video, perché fa molto ridere come parla, insomma, ha una bella personalità, però devo metterlo silenziato perché c'è la musica, e se no di nuovo demonetizzano, non demonizzano, ma perché comunque ci insegna praticamente ad allungare tantissimo l'occhio, fare un effetto veramente super felino. Che secondo me è, cioè, alla fine mi piace un sacco il risultato, quindi volevo assolutamente provarlo, ho detto ma sì, proviamolo qui. Poi lei ha già la fortuna di avere un occhio molto allungato, molto felino comunque già di suo, però secondo me questo trick funziona tantissimo, quindi va a prendere un rossetto nude e lo va a mettere con un pennellino microscopico nell'angolo interno dell'occhio. In realtà lei ha fatto anche una specie di eyeliner, lo facciamo anche noi così, vediamo il risultato anche su di noi. Non so perché sto parlando al plurale, visto che sono io il clown qua che sta provando queste cose, ma mi fate sentire meno sola, se so che poi ci sarete voi mi sento meno sola. Va a ridefinire parecchio con un pennellino molto piccolo e il correttore. Questo secondo me è proprio la cosa che è proprio il trick, perché è anche un correttore leggermente più chiaro, quindi fa ancora di più risaltare questa punta, che poi va a sfumare un po' col dito. Guardate che bello l'effetto, secondo me è stupendo. Quindi facciamolo. Quindi questa era la prima TikToker italiana, fatemi sapere se la conoscete e come si dice il nome, perché veramente mi sento male, però. E se stai guardando, scusami, mi dispiace, me ne rendo conto, è molto disrespectful da parte mia, però non so proprio come pronunciarlo. Quindi io ho preso un rossetto liquido nude, ovviamente, perché dai 260.000 che ho. Poi voglio prendere un pennellino piccolo piccolo, potrei usare questo qua di silicone, che è un po' che non lo uso perché l'avevo perso. Una cosa però vi devo dire, fate attenzione ai rossetti liquidi nella zona intorno agli occhi, perché non tutti sono eye safe, quindi che sono adatti anche agli occhi. Io non so se questo lo sia, ma lo scopriremo adesso. Comunque, forse è troppo chiaro. Ma com'è che sono tutti chiari?
Ok, wow. No, no, wow. Secondo me il segreto non è neanche tanto il nudo, comunque il colore un po' più scuro, ma è il chiaro, perché il chiaro fa risaltare tantissimo questa punta. È bellissima sta roba. Comunque se in sottofondo sentite i rumori, sappiate che è tutto normale, perché siete nel mio video e quindi se non ci sono i trapani in sottofondo sarebbe strano. Cioè, voi tutto questo immaginatevelo magari con un look decente, cioè con una base decente. Secondo me è life changing sta cosa, è bellissima sta roba. Cioè mi ha cambiato letteralmente la forma dell'occhio. È proprio un contouring dell'occhio, è bellissimo. Cioè, se veramente. Il problema è farlo uguale da entrambe le parti. Allora, per favore ignoriamo il resto della mia faccia, ma questa cosa cambia letteralmente la forma degli occhi. È meraviglioso, cioè è un potere che abbiamo incredibile. Ci pensate che possiamo fare così tanto col contouring? Comunque voglio chiudere questo video con l'ultimo TikTok hack, che in realtà, allora, non è una cosa nuova per me, ma questa ragazza mi ha sbloccato completamente il ricordo, perché io ogni volta che voglio fare le lentiggini mi dico qual è il metodo che mi piace di più. In realtà è questo che adesso vi faccio vedere. È qualcosa che mi sento di aver già fatto nella vita, ma ogni volta mi dimenticavo che era in realtà il metodo migliore per fare le lentiggini. E niente, quindi mi ha sbloccato questa cosa, quindi volevo farvelo vedere, anche perché io la seguo tanto, ed è Domizia. Anche lei parla nel suo TikTok, ma c'è la musica di sottofondo, quindi andate poi a vederlo sul suo profilo. Comunque si tratta quindi di mettere il prodotto, che in questo caso è il Freckle Tint di Lotti London per me, sul dito e andare a stampare, diciamo, usare il dito come un piccolo stampino e stamparsi le lentiggini. E secondo me in effetti è il metodo migliore, quindi vado a farlo. Non state vedendo? Ok, li ho messi sul dito e adesso vado a stamparmi tutto in faccia. Allora, non voglio esagerare con le lentiggini, anche perché qua c'è già tanto che sta succedendo sulla mia faccia, quindi andiamo oltre. Allora, il risultato finale magari non è il massimo, cioè la base direi bocciatissima, ma penso proprio solo per una questione di prodotti e anche metodo, cioè io non sono capace, ragazzi, chiariamoci, quindi magari può anche essere un metodo utile per alcuni makeup artist, per me no. Invece per il trend delle occhiaie la voglio vedere con positività, in realtà, cioè io l'ho vista con positività nel senso che è più un modo di dire, cioè il makeup deve essere divertente, non deve essere per forza una cosa che deve andare a coprire tutto, cioè le occhiaie le abbiamo tutti, ma è un po' come il discorso delle smagliature, cioè chi più chi meno, abbiamo tutti queste caratteristiche. Quindi accettiamole, cioè io la voglio vedere così, ecco. Invece per quanto riguarda l'hack degli occhi, per me vince tutto, è troppo figo, mi piace un sacco l'effetto perché è davvero allungante, molto meno invasivo dell'eyeliner nero proprio fatto, anche quello lì un po' allungato, che è molto bello, però è comunque impegnativo. Invece questo è abbastanza semplice da fare e da subito un altro aspetto agli occhi, è bellissimo. Quindi se avete gli occhi un po' a palla come me, è anche molto bello riuscire ad allungarli e dargli una forma più allungata. E l'ultimo hack, quello delle lentiggini, appunto, come vi ho detto, in realtà è forse il metodo migliore per farle, il metodo più naturale, più veloce, mi piace un sacco. Quindi niente, spero di comunque avervi fatto scoprire, non so, qualcosa. E se siete arrivati a questo punto del video, commentate con l'emoji del muratore, penso ci sia, così onoriamo i nostri amici qua di fianco, che poi poverini, cioè non è colpa loro, non è che veramente non ce l'ho con loro, è solo che non so quanto possono ancora andare avanti questi lavori, cioè cosa fanno? Di notte costruiscono i muri e di giorno li buttano giù? Chi lo sa? Comunque, noi ci vediamo al prossimo video. Peace out! Ecco a voi il meglio e il peggio di questa puntata di Basic Gaia. Ma altrimenti mi demonizzano. Perché questo correttore... Ops. Aspettate che sta tremando tutto.